Questa domanda si potrebbe rispondere in tanti modi. Tanto l'equità in un paese dove a pagare sono sempre gli stessi potrebbe essere quella di far pagare la crisi o gli interventi relativi all'emergenza a quelli che non solo non hanno pagato meno, ma che paradossalmente anche dentro la crisi, diciamo così, si sono arricchiti. Non dimentichiamo che negli ultimi 3 anni di vita del nostro paese, che hanno coinciso con i 3 anni di crisi, 2008, 2009, 2010, siamo nel 2011, ormai siamo alla fine del 4° anno di crisi, se andiamo a vedere il prelievo fiscale è aumentato per quanto riguarda il lavoro dipendente e pensionati, si è ridotto per quanto riguarda il lavoro autonomo. Allora, io non voglio aprire campagne contro categorie di lavoratrici e di lavoratori, però ragionare di equità significa saper articolare bene anche gli interventi a cui si sta facendo riferimento in questi giorni. Io soprassiederei nella lettura dei giornali, perché i giornali in tempi di difficoltà cercano sempre, almeno mai come in questo caso, di influenzare le scelte che vengono fatte dalla politica, per cui leggendo il Corriere della Sera in una settimana abbiamo già letto 5 riforme previdenziali diverse. Io sto ai fatti, i fatti che non sono i testi dei docenti universitari oggi ministri, perché tra le cose che dice un docente da docente e quello che fa dal ministro ci sta lo spazio della mediazione politica. E quindi anche lì prenderei le cose con le pinze. Però mi pare che 3 elementi vengano sostanzialmente posti all'attenzione. Uno riguarda il fisco, uno riguarda le pensioni, uno riguarda il mercato del lavoro. Allora, premetto, la CGIL è dentro la crisi che si è aperta del governo Berlusconi. Noi pensavamo che sarebbe stato più utile andare direttamente al voto. Cioè noi siamo tra quelli che pensavano, che ritenevamo che fosse opportuno dare immediatamente, restituire la parola ai cittadini. Le scelte sono state fatte in modo diverso, c'è stato un forte intervento del Presidente della Repubblica, c'è un'emergenza che oggettivamente ha reso il fatto del ricorso al voto, ha posto il ricorso al voto in secondo piano rispetto ai tempi stringenti relativamente agli interventi che venivano richiesti. Per cui siamo nella fase di questo genere. È evidente che al confronto con il governo la CGIL ci andrà sulla base dell'assoluta autonomia e sulla base delle proposte che noi abbiamo fatto in questi anni. Io voglio essere molto chiari, Monti è sicuramente una persona per bene, la compagine ministeriale rappresenta un punto di discontinuità rispetto al centro-destra, ma noi non faremo sconti a questo governo così come non avremmo fatto al governo Berlusconi. Vorrei che su questo ci fosse chiarezza e attenzione, lo dico in questo caso togliendomi la giacchetta del segretario della Camera di Lavoro e mettendomi quella del militante anche del PD. Attenzione ai sondaggi che ci sono. I sondaggi oggi sono sulla persona Monti, domani i sondaggi saranno su quello che farà il governo. E nella misura in cui le persone che sono già stressate dalla crisi dovessero vedere interventi del governo che con un intento, diciamo così, punitivo nei confronti di alcune categorie di lavoratori, quei sondaggi, così come sono positivi, rischiano di diventare negativi, e lo dico anche ragionando una cosa, perché i partiti del centrodestra, al di là del fatto che il PDL sostenga il governo, il Parlamento e la Lega stia facendo opposizione, cercano di marciare molto su quel malcontento e quelle difficoltà che si potrebbero venire a determinare. Quindi attenzione, come dire, a non sguarnire i fianchi, confronto di merito. Noi sul fisco chiediamo l'introduzione della patrimoniale. La chiediamo, mi pare che ci sia in tutta Europa, poi sentiremo l'onorevole parlamentare europea che ci racconterà anche un po' di cosa si fa in altri paesi europei. Ogni tanto quando facciamo, c'è talmente la politica italiana in presa di provincialismo che quando vengono fatte delle proposte per comparare l'Italia ad altri paesi europei sembra che si dicano delle bestemmie. Allora, noi chiediamo la patrimoniale, la chiediamo non in modo transitorio, non una tantum, chiediamo che sia una cosa strutturale. Decidiamo poi su quale rendite finanziarie questa cosa deve essere applicata, ma ci vuole la patrimoniale. Poi attenzione, noi abbiamo un'altra spada di Damocle, perché con la manovra del governo Berlusconi o si trovano le risorse in ragione di una riforma fiscale, oppure bisogna fare dei risparmi attraverso le mancate detrazioni, cioè verrebbero tolte tutte quelle forme di detrazioni che oggi vengono fatte nei confronti dei redditi dei lavoratori e dei pensionati. Lo dico perché nel caso non si facesse quel tipo di intervento, nel caso non si facesse la riforma fiscale, noi avremo un'ulteriore decurtazione di quello che è il potere d'acquisto, di quelli che sono i salari delle persone che lavorano e dei pensionati,
per un importo di parecchi miliardi di euro. Per cui attenzione, non è un tema questo che va lasciato in secondo piano. Quindi noi chiediamo lo strumento della patrimoniale, chiediamo che ci sia una fiscalità locale a sostegno delle istituzioni locali, per essere molto chiari, si sta parlando di ICI, il governo parla di ICI, di IMU, noi vorremmo che un'eventuale introduzione di una tassazione locale fosse modulata, salvaguardasse anche i proprietari di prima casa con dei redditi, diciamo, fino a un certo livello, vi ricordate l'intervento che fece il governo Prodi, insomma non una mazzata per tutti, per chi ha 2, 3, 4, 5 case si permette a Milano di lasciarle sfitte perché non deve pagare nulla in più, ecco, queste sono le cose sulle quali noi si chiede che si intervenga. La seconda questione è la questione del previdenziale. Allora io non vengo qui a fare il toto, anche se devo dire che alcune affermazioni fatte dal governo Monti stanno già producendo degli effetti, noi abbiamo i nostri patronati presso i quali le persone presentano una domanda per andare in pensione, abbiamo montagne di persone che stanno chiedendo di andare in pensione perché hanno paura che ci siano delle decurtazioni nel conteggio della pensione. Ora, voi sapete, quando si parla di pensione si parla di due aspetti: uno sono i termini entro i quali, a partire dai quali una persona matura il diritto, e poi naturalmente parlando di pensione si parla anche di quanto, con quanto si va in pensione, insomma, le due cose andrebbero tenute insieme. Ecco, rispetto a questo elemento noi pensiamo che intanto vanno salvaguardate, noi diciamo così, le pensioni di anzianità per quelle persone che hanno raggiunto i 40 anni di lavoro, non possono essere toccate. Sapendo che non sono più 40 anni, ma con la finestra siamo arrivati a 41 anni e 3 mesi, perché ogni X anni c'è, in ragione dell'aumento dell'aspettativa di vita, automaticamente da 3 mesi in 3 mesi c'è la crescita per andare in pensione. Salvaguardare queste persone qui, salvaguardare quelle persone che in ragione degli attuali criteri di pensionabilità hanno avuto accesso a degli accordi, ad esempio la mobilità, c'è lì un collega della Telecom che mi faceva riferimento, persone che hanno fatto accordi in ragione della riduzione dell'organico o della chiusura delle aziende, che prevedevano X anni di mobilità perché poi riuscivano ad agganciarsi alla data e all'età per andare in pensione. Vi ricordate che questo problema venne affrontato in modo sbagliato dal governo precedente, disse i primi 10.000 possono andare, indipendentemente se fossero in queste condizioni, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, e gli altri cosa fanno? Non hanno più lavoro e non possono andare in pensione. Io penso che questo sia un elemento che dal punto di vista dell'equità, laddove si dovessero toccare i termini per andare in pensione, c'è la necessità che su questo si faccia un intervento. In più, non si può sulla pensione fare cassa, quindi non si può, risanare il bilancio pubblico con i soldi previdenziali, ma se si fa un intervento, questo intervento deve essere a favore delle future generazioni. Quei soldi vanno mantenuti all'interno del sistema previdenziale per favorire quei giovani che entrano nel mondo del lavoro dopo, che hanno rapporti di lavoro più discontinui e soprattutto che hanno redditi medio-bassi, perché i redditi di un giovane lavoratore oggi a Milano non superano gli 800 euro al mese. E la lunghezza media dei rapporti di lavoro, quanto lavoro io in un anno, spesso sono per giovani che lavorano 2-3 mesi all'anno perché i contratti hanno questa priorità. Quindi non si fa cassa con le pensioni, l'intervento non può che essere graduale. Noi abbiamo sempre detto di introdurre meccanismi di flessibilità, fissiamo una data a partire dalla quale chi va in pensione prima avrà delle trattenute in più e chi decide di andare in pensione dopo avrà un meccanismo premiale, quindi una flessibilità sul mercato del lavoro. Noi siamo, lo dico sinceramente, mi spiace, contrari a questo meccanismo di aggiramento che si sta facendo rispetto all'articolo 18. C'è questa cosa secondo la quale, proposta che viene fatta di flessicurity mutuando il meccanismo e le modalità della Danimarca, secondo la quale si dice, in buona sostanza, per tutti coloro che hanno già un lavoro vengono mantenuti diretti in essere, per tutti coloro che entrano nel mercato del lavoro si introduce un meccanismo di patto, l'articolo 18 non c'è. Cosa significa non c'è l'articolo 18? Significa che ci possono essere per motivi economici licenziamenti di carattere individuale fortemente incentivati dal punto di vista economico, a parte quello che costerebbe uno sproposito alle imprese, tanto per essere chiaro, ma è una cosa che secondo me non affronta il tema di come non redistribuiamo i diritti che ci sono, ma di come garantiamo anche i giovani che entrano nel mondo del lavoro quell'insieme di diritti che oggi non hanno
in ragione anche delle forme di lavoro di carattere parasubordinato. Queste sono le questioni sulle quali naturalmente come sindacato noi mettiamo 10 paletti prima di sederci a confronto, e qui chiudo con una considerazione che vorrei rivolgere a Serchè. Però è evidente che mai come in questo caso gli interventi a cui sarei chiamato a fare il governo Monti sono strettamente connessi e correlati alle politiche comunitarie. Allora noi come Confederazione Europea dei Sindacati chiediamo due cose: intanto l'introduzione degli euro-bond e poi l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie. Però il problema di fondo è un altro: noi abbiamo una comunità europea in cui una serie di paesi hanno un'unica moneta, ma hanno diverse politiche fiscali da paese a paese e hanno diverse politiche economiche. Ora, io non penso che applicando la ricetta della Banca Centrale Europea con la famosa lettera non si possa risolvere il problema di un continente come il nostro, che dal punto di vista economico è in una condizione di sostanziale stagnazione dal punto di vista della crescita. Cioè tutti questi interventi qui possono, anche se fatti, non risultare sufficienti nella misura in cui non si rimettono in campo politiche che favoriscano crescita e sviluppo e redistribuzione del reddito a favore del reddito dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. Allora, io francamente nelle politiche del duetto Sarkozy-Merkel, scelte che vanno nella direzione di crescita, della crescita e dello sviluppo non le vedo. Vedo scelte recessive, depressive, che rischiano di complicare maledettamente di più la vita delle persone a cui queste politiche sono destinate. E io temo che cresca una cultura anti-europeista, cioè oggi come oggi, nella misura in cui ci vorrebbe più integrazione, più politica europea, più Europa per tutti, cresce invece un risentimento anti-europeo, proprio in ragione di queste scelte anche recessive che vengono fatte. Io penso che su questo ci sia bisogno anche da parte del Partito Democratico di una forte iniziativa. Io non lascerei Monti, io ho sentito qualche rappresentante autorevole del Partito Democratico dire: la lettera della Banca Centrale Europea è il programma del governo. Meno male che poi Monti ha detto no, la Banca Centrale Europea fissa degli obiettivi, poi su come ci arriviamo a quegli obiettivi interveniamo noi. Insomma, va bene Monti, ma evitiamo di dare a Monti un foglio bianco dove lui pensi di poter scrivere tutto quello che vuole. Insomma, c'è la politica, ci sono i partiti, ci sarà una legislatura che tra due anni finirà, per cui i partiti dovranno ripresentarsi al proprio elettorato. C'è anche il tema del consenso. Io penso che il Partito Democratico debba fare molta attenzione a questa cosa. Fatto una scelta responsabile, ma ci devono essere dei risultati, e i risultati non possono che andare nel segno dell'equità. Grazie.